Ok, siccome avevo da fare, ho dovuto staccare e come vi ho già detto il gioco si salva la mattina, quindi adesso sono rientrato e a quanto pare Bruno stavolta non ha avuto problemi di insonnia. Il che mi porta a pensare che uno potrebbe barare, abusare di questa cosa e ricaricare se ad esempio di notte c'è stato un raid. Io non abuserò di questa funzione, però boh, a quanto pare c'è sta cosa. E a quanto pare c'è anche della deliziosissima ed estremamente nutriente carne di topo. No, le è passata la voglia di vivere a prenderla, ci credo bene. Questo è l'ultimo che rimane, ma ne vale la pena, assolutamente. 5 carne cruda, 4 cibo in scatola. Fatevi le solite vostre chiacchiere. Anzi, vediamo prima la radio. Ah, vabbè, si sono invertiti di ruolo. A causa della recente scarsità, i prezzi di sigarette e tabacco sono diventati estremamente alti. Molte persone hanno bisogno di fumare per calmarsi. Ma come possono stare tranquilli sapendo quanto costa? Interessante. Le forze ribelli e quelle di governo sono convinte, coinvolte in scontri violenti per tutta la città. Alcune zone sono state completamente isolate, mentre altre fanno da palcoscenico a pesanti combattimenti. Siamo passati da giorni in cui non c'erano notizie, a un giorno in cui ne sono capitate due. Qualche update? No. 17 gradi, ti tengo d'occhio. Per una volta niente musica classica. Parlate anche fra di voi. Ah, posso fare anche così? È strana sta cosa che i personaggi possono parlare fra di loro due volte, cioè prima uno parla all'altro e poi il contrario, però vabbè. E Bruno ci è rimasto malissimo. Ma io ero venuto qui per chiacchierare. Non ignoratemi. Sta musica fa veramente schifo comunque, adesso ho capito perché sono depressi questi. Spegni sta radio che è meglio. Rompiamo le palle a Bruno. Ho perso un po' il contatto con la realtà. Risorse. No, ok, non posso fare nulla. Le animazioni sempre molto mirabolanti. Ho bisogno di combustibile perché è l'ora della pappa. Brucio i libri come sempre in maniera incurante. Ma è la Divina Commedia di Dante. Pazienza. Il sommo poeta non me ne abbia a male. Lo so, ma tutto questo è troppo per me. Come acqua sto messo alla grande, sì. Bruno, ti tocca. Quella si siede per terra addirittura, talmente aspetta il cibo. Niente vegetali. Quindi in realtà ho bisogno di altri due cosi. Per ora riposa. Vabbè, questione di un attimo in realtà. Sbagliato a cliccare.
Beh, in teoria cucinare dovrebbe renderlo meno depresso. È uno chef, dovrebbe piacergli la cosa. È anche vero che sta facendo dei bocconcini di carne di topo, quindi c'è sangue ovunque, non ce la farò. Il problema è anche questo. Credo che facendolo lavorare la situazione peggiora. Almeno non è più affamato. Vai a dormire. Depressa, guardala, buttata per terra, disperata totalmente. Dicevo, sì, non deve essere molto gratificante per uno chef passare dalle stelle alle stalle, cucinare ste cose adesso. Come non deve essere facile per loro mangiare comunque sta roba. Al di là della carne che ottengo io in questa maniera, anche quella che ho trovato in giro, che ho comprato da Franco, cioè, ci sarebbe da chiedersi la provenienza, o magari anche no, per evitare di vomitare un pochettino. Io non so se ce la farei in una situazione del genere a mangiare delle bistecchine di topo. Sicuramente non ce la farei a preparare il topo, tipo lo sfiletti. Schifo. Tanto tanto schifo. Poi magari chi lo sa, in realtà la carne di topo è buonissima e noi stiamo qui come dei cretini e ci stiamo perdendo questa prelibatezza culinaria. Qui siamo di nuovo in modalità cimitero. È quasi notte e credo di aver bisogno di un grimaldello. Ancora non sono in grado di stabilire se è più conveniente portarsi più grimaldelli o avere un piede di porco. Sapete, vi dico, lo faccio e boh. Forse ci vuole troppo tempo, però. Dai, Katia, no, non ce la farà mai. Ce la farà mai. E te pareva. Vediamo, facciamo un pochettino mente locale. Casa fantasma svuotata. Aeroporto, città vecchia, avamposto militare off limit. Idem per qui, dove comunque ci sono quei tipi che vogliono farci la pelle. Casa bifamiliare, mai stato, ma pure questa è off limits. La chiesa è... ho paura di tornare e creare casini. Scuola è rimasta praticamente solo quella parte per cui serve un seghetto. Mi sa tanto quindi che andremo ad esplorare un nuovo territorio. Il gioco ha una sua rigiocabilità perché ci sono diversi posti. Nella mia partita non capiteranno tutti, questo lo so. È rigiocabile anche perché i personaggi sono diversi. Cioè, io ho cominciato con questo scenario perché vi ricordate c'erano quelle tre opzioni, perché è la prima partita per me. Ma poi credo si sblocchino altri scenari, altri personaggi. E comunque io per ora ho loro tre, ma se dovesse morire uno di loro, spunterebbe un altro personaggio a rimpiazzarli, e quindi ci sarebbero altre abilità. Vediamo qual è la scelta più sana di mente. Pericolo. Fare attenzione. Coppia di anziani e il loro figlio. Se vado qui è per rubare. Quindi non mi sembra assolutamente il caso. Ma poi rubare a una coppia di anziani, non mi sembra il caso. Vediamo, proprietari, lasciato, lussuoso hotel. Qualcuno si è trasferito lì. Fatto sapere in giro che è disposto a barattare. Avrà qualcosa che ci può servire? Forse fare attenzione vuol dire, guarda, se non faccio cazzate, se vado solo per barattare, no problem. Ma magari c'è solo quello. Recentemente i militari hanno strappato ai ribelli il controllo di questa zona. Potremmo cercare tutto ciò che i ribelli sono lasciati alle spalle, ma c'è il rischio di incontrare delle pattuglie militari. Ragazzi, sarà rischioso, ma devo provarci.
loro a casa a dormire e Pavle, che è il velocista, dovrà tuffarsi in questa ennesima disavventura. Potrei portare il coltello, ma sarebbe una cavolata. Se incontro veramente dei soldati muniti di armi da fuoco, il coltello, mi ci pulisco le unghie. Prima della guerra volevo comprare un appartamento qui. Bellissimo il cielo stellato. Non dovrei perdere tempo però. Questo luogo è enorme. Ma proprio gigantesco. Di qua si scende. Si scende ancora più giù, ma mi sembra allagato. No. Non ci si arriva da qui, evidentemente. Piano piano. C'è gente. Intrufolandoci silenziosamente. Lo prendiamo da entrambi i lati? Non stanno parlando di me, vero? Sì, adesso muoviti. Oddio, non vogliono venire da me. Che fine hanno fatto? Musica è bellissima, però mi mette a disagio tantissime parti di armi. Un volantino strappato dal titolo Proclamazione recita: qui nella nostra antica capitale, Viseni sono a casa e non dovranno più sopportare l'oppressione. La Repubblica di Visena, con capitale in Pogoren e confini, secondo il trattato di... Fanculo ai trattati e alle proclamazioni. Ma di qui non si può scappare volendo. Lo sto ripetendo alla nausea, ma mi piace molto la grafica. Sono tutti colori freddi, adatti non solo al momento notturno, ma anche al protagonista del gioco, la guerra. Via queste. Sicuramente qui c'è dell'altro. Però non ha senso per me rimanere qui, visto che ho l'inventario pieno. E comunque c'è qualcuno in giro, l'abbiamo sentito. Esatto. Bisogna andare dall'altro lato. Come si sale di qua?
forse dal piano ancora più su. Sì, bisognerà andarci da qui, scendere, vabbè. Per ora corriamo all'uscita e buonanotte. Qualcuno ha fatto irruzione, e te pareva. Erano solo un paio di sciacalli, non hanno rubato niente. Nessuno di noi è stato ferito. Ok. Ora, tu vai a dormire. Tu, prima che ti impicchi... Non fare la ribelle, Katia. Torna a completare sto coso. Chissà se adesso posso fare una pistola. Ah no, serve la pistola rotta, è vero. Non possiamo tenerli a bada per sempre, è solo questione di tempo. Che cos'è che ho creato? Già mo so scordato. Piede di porco, vero? Esattamente. Sì, tanto non potrei fare altro. Magari un'accetta. Però la sega può essere comoda. Ferito a morte in recupero. Ferito a morte da non so quanti giorni ormai. Neanche Pavle si sta riprendendo. No, non volevo. Vabbè. Non so neanche quanto ne valga la pena fargli fare sta chiacchierata. Se davvero si sollevano di morale o no. La fame e la malattia regnano sovrane sulla devastata città di Pogoren. Il numero delle vittime sale vertiginosamente a causa della carenza di cibo, acqua pulita e materiale medico. Vediamo se ci sono novità sul clima. A quanto pare no. Loro si fanno la chiacchierata. Che cosa posso fare per migliorare ancora la mia casetta? Termostato, vabbè dai. Non mi viene in mente qualcos'altro di utile. Potrei fare un'altra trappola per prendere più roba. Avere più carne cruda. C'è qualcuno alla porta. Il mio carissimo Franchissimo. Ma anche sta musica fa schifo da morire comunque. Ti prego. Le mie orecchie stanno morendo. Dunque, ho fatto il termocoso. Ah, mi servono un po' di componenti. So che per ora non mi sta servendo a nulla, non la sto usando la stufa. Però vi avete chiacchierato. Tu per ora riposati. Tu devi preparare dei filtri. Cioè dei cosi da dare alle fiamme. Aspettate un attimo. E io sarei tentato di farla un'altra trappola.
distilleria rudimentale. Serve acqua, serve il filtro che richiede componenti, serve lo zucchero, deve passare del tempo e poi c'è un po' di alcol. E quando lo vendo ne vale la pena? Mi rifaccio di tutte le spese di risorse e tempo? Non lo so, stesso discorso per le erbe, per le piante. Alla fine io sto andando avanti così senza, beh, senza problemi, è un po' grossa come espressione. Io faccio un'altra trappola. E sti cazzi. Non posso metterla accanto, no. Vorrei non dover... No, devo per forza metterla in posti un po' fuori mano. Mi servirà dell'esca però. Sì, vai a dormire, Pavel. Pavle, a volte lo chiamo Pavel, non so perché. Cioè, lo so perché. Potrei mettere un cibo crudo per ottenerne due. Vediamo se magari il mio amico Franchigio... Qui c'è qualcosa. Non è stato facile arrivare qui, facciamo in modo che ne sia valsa la pena. Non ha concime. Fertilizzante, non mi ricordo mai come si chiama. Il pomodoro mezzo masticato, insomma. Non hai componenti di armi, non c'hai niente. C'hai proprio niente. Le bende però mi servirebbero. Facciamo così, facciamo a cambio. Non basta, riprova. Ti do pure l'orsacchiotto in omaggio. Va bene, affare fatto. Ho risvegliato il bambinone che c'è in lui. Eh sì, direi che ne vale la pena. Per ora facciamo così. E anche questi non mi farebbero schifo, eh. Come neanche il cibo, ma questi non avrei come pagarteli. No, proprio non saprei che cosa darti. No, è tutto prezioso, tutto. Però che fastidio. Forse avrei dovuto prendere una band anziché due. Caffettino? Oh, hai capito il caffettino? Mi sa che anche lui c'ha il vizio. Mi spiace, Katia. Devi scegliere che cosa vuoi di più nella vita. Il cibo o il caffè? Mettiamo cibo crudo. Chi se ne importa? Bruno, vatti a prendere ste bende finalmente. Già che ci siete, fatevi due chiacchiere. No, mi sa che non volete chiacchierare. No, sì.
Non so se adesso avrò abbastanza tempo per cucinare, però. Dai, Bruno. So che ti chiedo tanto, ma devi fare MasterChef al volo. Ma non c'è cibo per tutti, è vero? Fanne due e tu mangi cibo in scatola stasera. Ok, vai a Ninna. Ah no, non sei neanche stanca. Beh, siediti un attimo. Tutto il giorno che corre sta donna. Beh, adesso che Pavle si è rimesso, mangia. Pavle, l'ora della colazione. La colazione è alle 7:40 di sera. Bruno, scusa, ti devi togliere dalle scatole. Mangia, incozzati, incozzati. L'avrà presa o no? Non lo sapremo mai. Ha fame, non l'ha presa. Che caspita. Cioè, proprio con il cucchiaio in bocca è tipo: no, è arrivata la notte. Fermo, giù le posate, giù il piatto. E va bene. Roba nuova. Roba nuova. Piazza centrale, magazzino e porto. Vabbè, neanche le leggo le descrizioni visto che sono. Cioè, questo è inaccessibile. Piazza centrale, il centro della città un tempo era bello. C'erano parchi, piazze e monumenti circondati da edifici antichi. La guerra ha colpito duramente questa zona, ma c'è ancora un mercato dove la gente va a barattare le proprie cose. Avendo con noi qualcosa da scambiare, potremmo trovare ciò di cui abbiamo bisogno. Fare attenzione, scambio possibile. Ho appena barattato cose, quindi non ho merce da scambiare. Il porto sul fiume era la via più sicura per scappare da Pogoren, almeno fino a quando l'esercito ha montato i riflettori e ha iniziato a fermare tutte le imbarcazioni che tentavano di lasciare la città, sparando a chi non rispettava l'alt. Un po' rischiosa come zona. A questo punto tanto vale andare in un luogo che conosco un po'. Mi porto sia piede di porco, sega e. Ma così dovrebbe andare bene. Dovrei essere pronto contro ogni ostacolo. Spero che questa ferita guarisca presto. Sotto non c'era niente. Da qui non si può salire al piano di sopra. Non so come arrivarci, lo so. Questa qui era bloccata. No, non. Ah, no, ma non può fare i salti mirabolici. Non sembra esserci nessuno, almeno qui, almeno per ora, quindi sperando di non pentirmene. Quasi sale ancora. Ma di qua. No, ma così ci resti fregato? Perché qua è bloccato. Devi rifare tutto il giro. Bravissimo, Pavel. Pavle. Quanto corre, però. È comodissimo. Devo andare ancora più in alto.
nulla di emozionante. Vediamo, se io metto il piede di porco come arma e mi fa vedere che ho metà vita. Alcol puro, una fiaschetta piena di alcol puro. Puoi berlo, barattarlo, usarlo per produrre medicine o bende. Cibo, wow. E non mi servi, fai schifo e ti sacrifico. Cavolo, che baccano, guardate le onde sonore. Sette proiettili e un cosettino. Via voi due. Tu e... So che non ho ancora un'arma da fuoco, ma sette proiettili, non prenderli è un insulto. Vediamo se per caso c'è qualcosa di più forte qui, più utile, no? Dov'era la porta? Ah, qui è collegato, ma non c'è niente. La porta da sbloccare. E qui c'è altra roba, wow. Tanta roba. Però la scorsa notte c'era attività qui. Quindi è a caso. Potrebbero capitarmi eventi molto spiacevoli. Oh, la porta da sbloccare. Questa mi risparmierà in visite future di rifare tutto il giro per di qua. Ottimo, e adesso si torna a casetta. La sega forse avrei pure potuto evitare di portarla, ma non sapendo, boh. Mi era sembrata una buona idea. Se avessi trovato una porta sbarrata, sarebbe stata una gran figata. Perché sono in piedi? Che è successo? Sta perdendo sangue ancora. È fio mio. Fumare mi farebbe stare meglio. Non credo che la nicotina fermi le emorragie. Non ho una laurea in medicina, però mi pare che non funziona così il sistema circolatorio umano. La nostra roba. Sette proiettili, sto coso, due parti di armi, quattro medicine, quattro cibo in scatola. È stata dura, ma le donne che vivono sulla nostra strada si impegnavano molto per avere un bell'aspetto. Erano sempre pulite e indossavano i loro abiti migliori. Era uno spettacolo notevole, fidati. Quando erano in fila per l'acqua, sembrava che fossero in attesa di visitare un teatro. Al mio ragazzo venne un'altra idea. What? Non l'ho capita sta parte di storia. A me sta sembrando realmente inutile questa funzione del fare quattro chiacchiere.
Però vedete, fra parentesi, spunta parla, come quando prendi i medicinali, tipo ammalato, leggermente ammalato, in guarigione o in trattamento, ora non ricordo com'era. Quindi questo parla fra parentesi mi fa pensare che un effetto, seppur magari minimo, ce l'ha. Apriresse la porta per favore, non ho cattive intenzioni. Questo lo vedremo. Tanto vai a mangiare, Paola. La famosa stufa alla fine non l'ho potenziata, vero? Oltre a poterci costruire attrezzi, possiamo ripararci armi da fuoco, rotte di ogni tipo, giubbotti e caschi, e possiamo riempirci le cartucce vuote per riutilizzarle. Serve l'ira di Poseidone per fare sta cosa. Non so perché ho tirato in ballo Poseidone. Manco Ares, che magari aveva qualche senso bellico. No, niente. Questo scaldabagno non sa da fare. Che non è uno scaldabagno, ma va bene. Ma scusa, tu torna a dormire. Ci pensa zia Katia. Non ho più una casa, forse potrei stare qui con voi. Ma tutti che vengono a bussare qui quando hanno bisogno d'aiuto. Modalità, non lo so, la casa della carità. Posso stare con voi? Scusate il disturbo, a volte la vita ha dei risvolti inaspettati. Sono un pompiere, ho trascorso la vita a salvare gente. Ora sono io che ho bisogno di essere salvato. La mia famiglia ha lasciato il paese. Volevo andare con loro, ma la città è stata circondata e non ci sono riuscito. Mi fareste stare qui con voi? Un nuovo personaggio. Grazie, insieme possiamo farcela. Anche qui, se fossimo nella realtà, non so quanti di noi avrebbero questo atteggiamento, tipo, oh, questa ha bussato alla porta, ha bisogno di aiuto, sì, prego, entra, lì ci sono le nostre medicine, lì il nostro cibo, le nostre armi, se vuoi tagliarci la gola nel sonno perché magari sei uno stronzo che noi non conosciamo, perché il genere umano... Che cazzo sto dicendo? Non lo so, a volte ho dei modi di esprimermi da schifo. Il punto è che comunque abbiamo una bocca in più da sfamare, questo è vero, ma anche due braccia in più. Leggermente ferito, e che cacchio però, figlio mio, arrivi già così? Non va bene. Leggermente ferito, vabbè. Fame, depressa, stanca, non lo so. Visto che sei il nuovo arrivato, qual è la tua abilità? Abile rovistatore? Ah, avrà più spazio nello zaino, immagino. Marco, credevo di essermi già ritrovato all'inferno in passato. Sono un pompiere, sono entrato in edifici in fiamme per salvare vite umane più volte di quanto mi interessi ricordare. Ma a quel tempo intorno a me c'erano persone che lottavano insieme contro il nemico comune, il fuoco. Oggigiorno il tuo ex vicino di casa può ucciderti anche solo perché i tuoi nonni parlavano una lingua diversa dalla sua. Questo sì che è un vero inferno in terra. Avrei bisogno di riposarmi, lo so, Ciccio, però sei appena arrivato. Forse ci vorrebbe addirittura un altro letto. Quanti ne ho di combustibili? Due, e adesso me ne serviranno quattro. Ogni volta. In realtà dipende da quando faccio con o senza. Ho bisogno anche di un po' di filtri per l'acqua. Con o senza i vegetali che per ora ho. Uno solo, ma meglio di niente. Quasi finito i componenti, tra l'altro.
marito a morte e bendato in recupero. No, aspetta, tu non sai cucinare. No, 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 no. E questa è fatta. Ora, datti un po' il cambio con Bruno. Bruno sta dormendo tutto il tempo, adesso si ritrova sto tipo davanti e dice: "Ah, oh, vabbè, tutto ok, normale." Ho anche poco tempo a disposizione. Forse potrei portare questo surplus di medicine in uno di quei posti dove è possibile fare scambi. Non mi morire, non mi morire qua così. E qui qualcuno deve liberare il posto, altrimenti Marco non può cucinare. Bruno, adesso inizia a fare confusione con i nomi. Coricati, presto. Non ho tempo, non ho tempo per... Katia! Vola, subito! Se hai fame, presto! No. Che cavolo però, a volte non ho tempo per fare tutto quello che vorrei.